Eh sì. Ho trovato questa sopra, ho spostato le foglie e c'era questa. Siamo sul sentiero, sotto questa radice. Una piccola moneta. Irriconoscibile. Niente, dai, qui c'è poco da guardare. Mettiamola via così, molto rovinata. C'è qualcosa in bocca, amici miei. Credo che sia una votiva. Sì. Purtroppo con la picagnolo non è rotto e mette a fuoco. Non è rotto, ma schiacciato, sembrerebbe. Ahia, ahia, è rotto. Si sta staccando. Vabbè, così. Una votiva. Non si riesce a vedere niente. Sembra anche liscio. Vediamo, dai. Avanti. Amici, non trovavo più il target nella buca, sparito. Dove è finito? Sulla pala. Eccolo lì. Una catenella. Una catenella in ottone. Penso di sì. Catenella in ottone. Bene. Andiamo avanti. Per trovare questo target ho scavato non poco, eh? Per trovare una moneta, porca miseria, solitamente le trovo al massimo 10 centimetri, 10, 7-8 centimetri e non di più, ma questa qui, oh, guardate che buca, una bella spanna, 5 centesimi. È un po' ossidata qua. E anche dietro. C'è un po' di ossidazione. Ok, dai. Adesso bevo un po' d'acqua e poi si continua. Dopo. Andiamo subito in buca perché probabilmente c'è una posata intera. Vediamo se riusciamo a non romperla. La terra è argillosa, eh? È proprio
proprio bloccata dentro. Porca miseria. Allora, è una forchetta. Non è intera purtroppo. Ne manca un pezzo. Peccato. Peccato. Questa non è intera. Quella che ho trovato nei giorni scorsi. Sì. Purtroppo manca un dente. Vabbè, pazienza. Vediamo se è rimasto in buca il dente. Va bene, chiudiamo. Chiudiamo sempre, non come per pirla che fanno fatica a chiuderla. Buona. Così. Perfetto. Cacchio, oggi sto facendo il pieno, eh. Sembrerebbe una moneta in alluminio. Cosa c'è scritto lì? Repubblica Italiana? Cavolo, è. Può essere anche una votiva, eh? Eh sì. Sì. Qui c'era l'appicagno, vedete, votiva Papa Giovanni, ma non so, peccato che manca l'appicagno, una bella votivozza in alluminio, ragazzi, avanti. Sempre qui, in questo prato. Oggi si fa il pieno, ragazzi. Cinque centesimi Vittorio. Andiamo. Ecco il testone. Sì, dai, cinque centesimi. Vai. Avanti. Quasi ora di andare, eh? Penso ancora una mezz'oretta. E poi inizio ad avvicinarmi alla macchina. Va bene, andiamo. Questa volta non ho trovato la solita monetina, ma una piccola fibbia. Ecco, ogni tanto blocco l'autofocus, non so perché. Intera, ragazzi, penso che sia una fibbietta degli zaini militari, credo. Bella, oh. Intera.
Ottimo. Avanti. Prima di questo ho trovato due vittorini che non ho filmato, però questo è qualcosa di particolare. Allora. Che cos'è? Penso che sia qualche ornamento di un mobile. Non lo so, credo che sia un ornamento. Peccato che ne manca un pezzo. Eh sì. Vabbè. Avanti, dai. Eh sì, ho trovato questa sopra, ho spostato le foglie e c'era questa. Non so se è una moneta o una votiva. Sembra argento, credo che sia argento. Però ragazzi, non ci sono numeri. Non ci sono numeri e non ci sono parole. E quindi, ma forse c'era lì sul bordo che è stato consumato, forse lì c'era scritto qualcosa. Cavolaccio, ma non l'ho mai trovato così. Non vi posso dire se è una votiva o una moneta. Io credo una moneta, perché non c'è neppure il segno della piccagnolo rotto. Quindi credo che sia una moneta. Però, vedete qua sul bordo, a questa parte a sinistra, lì probabilmente c'era scritto qualcosa. Però, cazzo, comunque un bel ritrovamento, dai. Proprio particolare questo. Incredibile. Magari è un falso, chi lo sa. Stampato un gran male, io lo so. Ma pensa. Comunque così, dai. Andiamo avanti, amici miei. Qui hanno trascinato un tronco che hanno tagliato là sopra. L'hanno trascinato qua e passato di qua. Io ho fatto la buca e poi ho proseguito per qua. Poi lì l'hanno tagliato.
sotto c'era un anello, guardate, l'hanno schiacciato. Pensate un po', la sfortuna ha voluto che è passato proprio sopra all'anello. Vedete la traccia? Peccato, mi sa che qua c'era anche la pietra. Che materiale è qua? È sporco? No, non è ossidato. Vedete? Vediamo se c'è qualche numero, qualche scritta all'interno. Comunque dai, anello. Adesso provo a guardare. Magari trovo la pietra, ma sarà un po' dura. Vabbè dai, quasi vogliono andare a casa. Ciao a tutti.